Andrea, tu stai attraversando un momento personale straordinario. Si spiega solo con la fiducia dell'allenatore e la continuità di utilizzo, diciamo così? Beh, si spiega da tante cose. Sicuramente il lavoro e il voler dimostrare fin dall'inizio, da quando mi ha preso la Juve, che potevo giocare in questa squadra, ed è normale. Adesso non è un momento bello solo per me, ma è dato anche da tutta la squadra, quindi stiamo rendendo tutti tantissimo e vogliamo dare ancora di più per stare in una posizione che alla Juve piace e anche ai tifosi. Normale, quando sei anche in una big come la Juventus, se prendi un gol o due è normale che vai sotto accusa, ma noi, insomma, a parte il nostro mestiere, sappiamo che comunque dobbiamo cercare di subire meno gol possibili, anche perché in un campionato duro come il nostro, se subisci meno gol sicuramente hai più chance anche di vincere le partite. Ma avrei detto di essere a questo punto, non lo so. Sicuramente non sono venuto qua per guardare, è normale che sono venuto per conquistarmi il posto, per giocarmela, per far vedere comunque, come ho detto prima, ci potevo stare. Beh sì, l'Udinese ha fatto un campionato straordinario l'anno scorso, secondo me ha una squadra e un allenatore che hanno tranquillità anche nel lavoro che fanno e possono arrivare fino in fondo. Lo stesso la Lazio, che è comunque un'ottima squadra, quindi è normale che quest'anno, per adesso, insomma, il campionato è molto equilibrato, non c'è tanti punti di distanza tra l'uno e tra l'altro, quindi vediamo un po' se andando più in là, se il campionato un po' si spacca come al solito, magari è equilibrato fino alla fine. Sicuramente possiamo dire che non giocando noi stasera possiamo arrivare tra virgolette più freschi, però il Napoli in casa è una delle squadre forse più dure da affrontare nel campionato italiano, e secondo me le energie le ritroveranno facilmente anche loro. Sarà una partita durissima e dovremo affrontarla al meglio. Grazie.